La parola che possiamo tenere presente è tentazione o tentazioni. La prima domenica di Quaresima nel rito ambrosiano porta questo racconto. La tentazione è un azzardo, una vertigine, una trasgressione, un rischio, un pericolo, un istinto. Il Vangelo riporta che Gesù è stato portato nel deserto dallo Spirito per essere tentato dal diavolo, dal male, da Satana, dal divisore, da colui che porta sempre con sé un tragico destino. Che cosa ha portato ad affrontare da parte di Gesù questa vicenda di tentazioni, di tentazione, come noi siamo esposti. Così lui ha offerto questa sua dimensione, questo territorio interiore per forse condividere con noi la vertigine, l'azzardo, la trasgressione, il rischio, il pericolo, l'istinto. Sottoposto anche lui a queste sirene. Ecco, forse non possiamo portarci via tutte queste cose dalla vita perché stanno accanto, accovacciate, come dice il capitolo 4 del libro della Genesi, alla nostra porta. Però Gesù dice che è possibile trovare una strada, un percorso, una via d'uscita, non di solo pane, non tenterai il Signore Dio tuo e adorerai solo Lui. Ecco, forse coniugando e declinando queste cose nella nostra vita possiamo trovare la strada per affrontare e qualche volta anche vincere o non soccombere alle tentazioni della nostra vita.